Quindi invito il primo relatore, Gianfranco Romanazzi, dell'Università Politecnica delle Marche. E, come vedrete, la struttura di questo evento affronta appunto le diverse sfide della difesa fitosanitaria. In questo caso parleremo di malattie fungine e le sfide imposte dalle limitazioni legislative. Quindi parleremo nella relazione, vedremo che si parlerà di agenti di biocontrollo e di quelle che sono le esperienze che appunto il professor Romanazzi porterà come esperienze dirette fatte dal suo gruppo di lavoro. A te la parola, Gianfranco. Grazie, buon pomeriggio a tutti, un piacere essere qui, grazie per l'invito, saluto tutti i presenti e tutti coloro i quali ci seguono da casa. Il titolo è bello ampio, quindi forse troppo. E quindi vi darò giusto qualche cenno sulle innovazioni relative alla protezione dalla malattia fungine, anche perché questo è stato un anno particolarmente intenso. Cioè, in quest'anno si sono tenuti una serie di incontri che si erano accumulati nel tempo. E quindi, per esempio, c'è stato un incontro su Botrytis cinerea nel quale si è fatto il punto delle strategie di protezione e delle resistenze che si stanno, diciamo, provando, dei nuovi principi attivi e così via. Oppure c'è stato un incontro sul mal dell'esca a luglio, o ancora un incontro, questo tenuto in Italia, particolarmente partecipato, organizzato dai colleghi di Piacenza su peronospora e oidio della vite, due malattie che, se non entrambe l'una o l'altra, ci incontrano e incontriamo, ci vengono a trovare, diciamo, nei nostri vigneti. E dopodiché ci sono stati anche degli incontri internazionali, in uno di questi per esempio ci siamo trovati con il professor Mori, dove si è fatto il punto dell'effetto dei cambiamenti climatici sulle malattie e sulle avversità in generale, proprio perché, come si diceva prima, questi cambiamenti climatici impattano in maniera importante, a volte, purtroppo raramente, rendendo meno virulenti alcuni patogeni, e poi sentiremo la parte, diciamo, relativa ai fitofagi. Spesso invece ci creano degli ambienti diversi che fanno sviluppare degli organismi che fino a quel momento magari non erano presenti. E quindi andiamo avanti, si parla sempre più di alternative ai prodotti chimici di sintesi e quindi proprio qualche giorno fa c'è stata a Bari due giorni nella quale si è parlato per due giorni di alternative. Chi l'avesse persa, è una delle, diciamo, attività che abbiamo organizzato, coorganizzato come Associazione Italiana per la Protezione delle Piante, e il dottor Armentano riconoscerà il direttore Boschetti che ha partecipato ad una, diciamo, delle sessioni, e tutte le aziende hanno portato delle loro innovazioni, ci sono stati dei tecnici e dei consulenti fitosanitari che invece hanno detto la loro su quella che vedono come strategia, diciamo, per il futuro. Perché? Perché l'agricoltura che ci aspetta va verso un termine che è la sostenibilità, quindi dobbiamo essere tutti più sostenibili, cioè lasciare un'impronta più leggera possibile per coloro i quali, diciamo, ci seguiranno. Sapete che noi in metà dell'anno già consumiamo tutte le risorse che produciamo nell'intero anno, quindi viviamo a spese delle generazioni successive. E quindi di che sostenibilità parliamo? Si parla sempre della triplice sostenibilità: sostenibilità ambientale, non dobbiamo fare danni anche facendo i trattamenti chimici, sostenibilità economica, proprio perché l'agricoltore, diciamo, deve campare, e sostenibilità anche sociale. E quindi dobbiamo mettere l'agricoltore nelle condizioni di poter sopravvivere e non sovraccaricarlo troppo di impegni, proprio perché se noi mangiamo 3 volte al giorno lo facciamo grazie a qualcuno che produce in campo, e se rendiamo la vita particolarmente difficile ai nostri viticoltori e ai nostri agricoltori in senso lato, dovremo poi approvvigionarci da qualcun altro, con, diciamo, le incertezze sulla qualità magari di quello che andiamo a prendere. E anche l'Europa va verso questa sostenibilità, c'è questa strategia che va dal vigneto, in questo caso, quindi dal campo fino alla forchetta o al bicchiere, che si chiama proprio Farm to Fork, e all'interno di questo patto verde europeo, che è meglio noto come European Green Deal, che ci dice che
Dobbiamo aumentare l'agricoltura biologica. Perché? Perché questa è percepita dal consumatore medio come più salubre per l'ambiente. Sarà vero o non sarà vero? Di questo ne discutiamo la prossima volta. E dopodiché dobbiamo dimezzare gli sprechi, e buona parte degli sprechi si hanno per una serie di avversità. Queste sono foto fatte nel mio cesto della frutta a casa, e ci sono una serie di avversità che infettano le nostre colture e quindi ci sottraggono del cibo. E poi una misura che può essere particolarmente impattante nel prossimo futuro, questa Farm to Fork, che è stata fatta già un paio d'anni fa, quindi diciamo in tempi non sospetti, prevede il dimezzamento dell'uso dei prodotti chimici di sintesi. Magari quando è stata fatta non ci abbiamo dato tanta attenzione. Oltre a questo c'è un elemento che è quello, come ricordava il Presidente, la grande distribuzione un pochino ci gioca con questi aspetti e richiede non prodotti che rispettano i limiti di legge, quindi il limite massimo di residui, ma delle quantità sempre più basse, sia come percentuale di LMR, sia come numero di residui. E chi sta in campagna, o i tecnici, o gli agronomi, i consulenti fitosanitari, sanno bene che arrivare a fine della campagna con un numero limitato di residui, considerando tutti i trattamenti che dobbiamo fare, perché sempre la grande distribuzione vuole dei prodotti perfetti o vuole un vino perfetto. Sapete bene che se c'è un attacco di qualsiasi avversità, il vino o comunque il prodotto che noi andiamo a raccogliere non è così buono. Questa è la grande distribuzione straniera, ma anche quella italiana, diciamo, ci mette del suo, proprio perché questi pesticidi sono stati additati come dei nemici. E quindi tutto quello che la legge ci fa vedere successivamente deriva da questa opinione pubblica che ha preso, diciamo, questa china. E quindi c'è questa norma di cui parlava il dottor Armentano, il Parlamento europeo ha messo in discussione, in consultazione pubblica. Noi spesso siamo abituati magari a lamentarci tardivamente perché è stata in consultazione pubblica, i tedeschi hanno fatto centinaia e centinaia di commenti, i francesi centinaia e centinaia, anche nella loro lingua nativa, noi ce ne abbiamo messo giusto qualcuno, no, ma è... Infatti, c'è qualcuno che ha scritto qualche giorno, ma vedete che domani scade, volete dire qualcosa o vi va tutto bene? Ovviamente una volta che la cosa è entrata in vigore cominciamo, diciamo, a lamentarci, quindi un pochino del nostro ce lo mettiamo. E qual è il mood, diciamo, qual è l'opinione? Lì vedete giusto un paio di commenti, ma due presi a caso, i pesticidi sono prodotti chimici che bisogna eliminare completamente. Sono cose che vengono dette da chi con l'attività agricola non c'ha nulla a che fare. Se ci pensiamo, coloro i quali hanno a che fare con l'attività agricola sono una piccolissima parte della popolazione europea, una piccolissima parte di persone che votano, e quindi queste cose fanno, diciamo, rumore. Gli agricoltori lavorano molto e non sempre si fanno sentire. Adesso, quando la cosa va entrare in vigore, l'organizzazione professionale, tutti unite, diciamo, hanno preso posizione. E sempre questa proposta di regolamento è una proposta e per il momento è scritta lì sulla carta. Poi vedremo quali sono le evoluzioni. C'è qualcuno che dice la stralceranno, c'è qualcuno, parlavamo prima col dottor Armentar, probabilmente la posticiperanno un pochino in avanti, magari faranno qualche un po' di maquillage, ma quello che sta scritto lì non cambierà di molto. Per esempio dice che rispetto al triennio 2015-2017 dobbiamo ridurre a livello complessivo europeo, dobbiamo dimezzare la quantità di prodotti chimici. Dopodiché la Commissione europea ha detto agli Stati, mettetevi d'accordo voi, vedete voi come ridurle, chi più chi meno. E l'Italia ha una quantità di colture arboree particolarmente elevata e di conseguenza pesa di più, usa di più e quindi deve ridurre di più. Di quanto dobbiamo ridurre? Addirittura del 62%. Ma è possibile fare agricoltura riducendo di più del 50%? Proprio perché siamo già virtuosi, adottiamo disciplina di produzione integrata, facciamo agricoltura a basso impatto e di conseguenza fare ulteriori cambiamenti non è, diciamo, così facile. Dopodiché c'è un altro indicatore che ci riporta i prodotti, diciamo, più pericolosi, anche questi dobbiamo ridurli. La prima indicazione diceva del 45%, no, era sbagliata. Diciamo è del 54% che dobbiamo ridurre. E quindi tutto questo veramente mette a serio rischio l'agricoltura italiana ed è bene prendere coscienza di questo, che è il vento che tira. Poi magari ci saranno dei piccoli aggiustamenti, anche perché questa norma porta avanti una serie di elementi che abbiamo discusso proprio ieri a Bologna, c'erano circa un migliaio di persone tra presenti e persone collegate a distanza.
esempio, la consulenza nei fatti sarà obbligatoria, il registro dei trattamenti, la taratura delle attrezzature, oltre al dimezzamento dei prodotti fitosanitari. Quindi diciamo che dobbiamo prepararci ad un domani. E quindi che cosa possiamo fare? Da una parte possiamo agire un po' di fino cercando, visto che lo vedremo tra poco, ci sono degli usi minori che pesano un pochino di più rispetto al solito, quindi cerchiamo di non farci del male da soli e quindi regolamentiamoli un po', e anche su vite ci sono degli usi minori per delle avversità emergenti, quindi registrazione, diciamo, di emergenza. Oppure razionalizzare l'uso dei prodotti cosiddetti candidati alla sostituzione, tra cui c'è il rame, c'è lo zolfo che pesa in maniera particolare, ieri sono venute fuori delle indicazioni, questi sono i dati proprio su vite, che dice Donatello Sandroni, che dati credo siano del 2017 o 2019, il rame pesa per l'11% e lo zolfo per addirittura in peso per il 69%. Dopodiché modelli previsionali sicuramente sono particolarmente importanti per evitare trattamenti inutili, addirittura la proposta direttiva dice che non bisogna fare interventi preventivi perché sono interventi inutili. Beh, chi sta un pochino in campagna si rende conto che questa, diciamo, l'ha scritta qualcuno che con l'agricoltura ci aveva poco a che fare. E poi si parla sempre di agricoltura di precisione, però pure ieri qualcuno ha detto sì, ma il drone è bellissimo, ma andare col drone a fare dei trattamenti localizzati è una cosa teoricamente importante, però poi non è sempre, magari con qualche erba infestante, poi magari vedremo qualcosa, possiamo andare a cercare, magari a trattarla singolarmente, ma farlo su grandi colture non è sempre semplicissimo. Dopodiché, adottare strategie basate sul biocontrollo, che sfugge un pochino a questa parte dei prodotti chimici di sintesi, e ultima, che è quella che poi stresserò un pochino, proprio perché portiamo un pochino avanti attività di ricerca in questo senso, utilizzare delle alternative ai prodotti chimici di sintesi, tra cui queste cosiddette sostanze di base, di cui tra un attimo vi parlerò. Non tutti i prodotti chimici sono uguali. Quindi noi andiamo a fare il trattamento, mettiamo il prodotto in botte, andiamo a fare il trattamento, però non sappiamo quanto stiamo dando ai fini del calcolo complessivo dei prodotti fitosanitari, proprio perché questi si dividono in quattro categorie. La prima categoria pesa 1, quindi utilizziamo 1 chilo ed è come se avessimo dato 1 chilo. E tra questi ci sono una decina di composti, queste cosiddette sostanze a basso rischio. Ieri proprio nell'incontro è stata ventilata la possibilità che lo zolfo possa entrare in queste sostanze a basso rischio. Ad oggi le sostanze a basso rischio approvate a livello comunitario o in valutazione sono 33 approvate più 2 in valutazione. A livello nazionale ne abbiamo una decina, e quindi alcune delle quali particolarmente utilizzate in vigneto e utilizzabili anche in, almeno la stragrande maggioranza di queste, anche in agricoltura biologica. Queste si moltiplicano per 1, diamo 1 chilo e peso 1 chilo. La maggior parte dei principi attivi, circa 350 o giù di lì, pesa 8 volte. Dopodiché ci sono i cosiddetti candidati alla sostituzione e qui il coefficiente aumenta, pesa 16 volte. Pensate al rame quanto ne diamo e quindi quanto pesa. Difatti dai dati mostrati ieri, chi ha mostrato i dati ieri ha visto che andando a vedere questi indicatori, l'agricoltura biologica impatta molto di più dell'agricoltura integrale. Però l'European Green Deal vuole che dobbiamo aumentare la superficie. Quindi sono due, diciamo, trend che si contraddicono un po'. Quindi bisogna trovare, diciamo, il giusto compromesso. Dopodiché ci sono questi cosiddetti usi eccezionali, che sono soprattutto per colture minori o patogeni minori, quindi non interessano più di tanto la vite. Invece in questo conto, in questo calcolo delle quantità applicate, non rientrano le cosiddette sostanze di base, e vi dirò giusto qualcosa su queste sostanze di base, che sono delle sostanze, Benuzzi ogni tanto ci ride sulle cose, su queste sostanze, dice, ma che cosa sono? Sono qualcosa che noi utilizziamo in cucina, possono avere un'attività nei confronti delle malattie delle piante, in qualche, non sono sostanze che risolveranno tutti i problemi, però in qualche caso possono avere una certa utilità. E ne vedremo una lista e vi farò vedere alcuni degli usi. Qui c'è anche una lista, diciamo, negativa, quelli che sono stati proposti ma non hanno superato il vaglio, e poi ci sono alcuni in fase di valutazione.
E queste sostanze di base devono avere una registrazione. Quindi l'EFSA le valuta, questa registrazione costa molto meno, come sanno i tecnici, tanti tecnici, diciamo, che conoscono bene gli aspetti degli agrofarmaci. Registrare un agrofarmaco costa parecchio. Registrare una sostanza di base, registrarlo anche per l'agricoltura biologica, costa una cinquantina di migliaia di euro. Quindi, ma ci sono una serie di aspetti che devono entrare in un cosiddetto dossier, e quindi generalmente non hanno LMRR, non, in pochi casi, nella maggior parte dei casi non hanno intervallo di sicurezza, possono dare, diciamo, una mano. Sì, questo è un esempio dell'olio di girasole, le farò vedere molto velocemente. Per esempio, estratto di equiseto, anche questo è registrato nei confronti di peronospora e oidio della vite, e l'abbiamo testato anche in condizioni di campo, una certa efficacia ce l'ha. Non è ovviamente paragonabile a quella dei prodotti chimici di sintesi, però questo passa il convento, l'abbiamo sperimentato e tutto funziona, diciamo. Una sostanza di base sulla quale ci abbiamo lavorato di più è questo, si chiama chitosano, che è un estratto di gusci di granchio che è presente nell'interazione tra pianta e organismo patogeno. Quindi quando noi diamo questo composto, la pianta teme stia arrivando il patogeno e quindi, diciamo, attiva le proprie difese. Si è lavorato già, in qualche caso, proprio presso l'Università di Ancona c'è stato un professore che ha detto che questo potrebbe essere buono per proteggere i prodotti ortofrutticoli. È stato utilizzato in Canada per la prima volta negli anni 90 sulle malattie della frana come antibotritico, e l'abbiamo provato anche come antibotritico, per esempio, su uva da tavola in Puglia, ha mostrato, diciamo, una buona attività paragonabile, diciamo, a quella di altri prodotti presenti in commercio. È un polimero, viene estratto anche sia da gusci di granchio sia da funghi, quindi ci sono diversi formulati disponibili, e c'ha un'attività multipla, quindi va a formare un film, spesso, almeno la maggior parte dei casi, sulla superficie trattata, quindi va a gestire gli scambi gassosi, ha un'attività nei confronti dell'agente di malattia e poi attiva le difese della pianta. Difatti è registrato come elicitore. Va a formare questo film che noi vediamo in qualche caso, è proprio visibile, siamo andati anche a studiare quanto è spesso questo film, quanto è viscoso se lo sciogliamo nei diversi acidi, e nella maggior parte dei casi, diciamo, viene formato questo film semipermeabile. E dopodiché ci sono una serie di prodotti sul mercato, questa è una lista, diciamo, incompleta, probabilmente ce ne sono tanti altri, c'è un interesse crescente su questi composti, e se noi andiamo a trattare per esempio un prodotto ortofrutticolo, questa pellicola riduce un pochino gli scambi gassosi, riduce, diciamo, le perdite di acqua, e quindi fa conservare questi prodotti meglio e attiva una resistenza. E l'abbiamo provato su vite nei confronti della peronospora della vite, e abbiamo visto che tutto sommato ha un'attività paragonabile a quella del rame, sia sulle foglie sia sui grappoli. Qui vediamo giusto una foto, diciamo, di queste prove fatte. Qui c'è una laminarina che tutto sommato possiamo in queste prove assimilare al testimone. E dopodiché l'abbiamo provato in strategia, non mi soffermo, diciamo, sui dettagli, alternandolo con il rame, e sia dandolo da solo, sia alternandolo con il rame, sia dandolo nella seconda parte della stagione, che è la strategia che le aziende vitivinicole prediligono, e abbiamo visto che non ci sono effetti negativi sulla qualità della produzione, anzi addirittura se il rame va a bloccare gli aminoacidi liberi, che poi sono utilizzati dei lieviti per il processo fermentativo, in questo caso invece, diciamo, resta libero. E dopodiché non ci sono alterazioni negative delle componenti dei vini, e ci sono aziende vitivinicole che lo stanno utilizzando con attrezzatura. Abbiamo sperimentato, diciamo, in condizioni di campo, e questo è stato fatto dall'azienda Moncaro, che ha vinto anche dei premi grazie a queste iniziative di sostenibilità, e quindi con attrezzature di campo e in condizioni di campo ci ha dato dei dati paragonabili a quelli del rame. Se volete, magari ne parliamo. Dopodiché, questo chitosano costa di più rispetto agli altri prodotti chimici. Quindi, se vogliamo, possiamo valorizzare la produzione. Quindi, in questo caso, c'è questa azienda che ha fatto forse il primo, chissà, vino senza uso di rame in campo,
e senza uso di anidride solforosa successivamente. Qua c'è una bottiglia scura che evita, diciamo, le ossidazioni, azienda Belisario. Dopodiché scorro velocemente gli altri prodotti, le altre sostanze di base, vedendo quando sono applicabili su vite. Il saccaroseo, magari ha un'attività soprattutto insetticida ma anche fungicida, idrossido di calcio, corteccia di salice, anche questa, diciamo, utilizzabile contro peronospora e oidio della vite, o ancora, diciamo, qui vediamo idrossido di calcio, olio di girasole come antioidico. C'è l'aceto, addirittura può essere utilizzato come erbicida, però non è tutte le sostanze di base possono essere utilizzabili in biologico, l'aceto non è utilizzabile in biologico proprio perché in biologico non è possibile utilizzare prodotti. Vado velocemente, le citine sono state come antioidici sperimentate in Francia e hanno dato una buona attività, per esempio antioidica. Il fruttosio è registrato come insetticida e come fungicida, in questo caso è registrato anche come lecitore nei confronti della cicalina. Probabilmente ne sentiremo parlare successivamente della gestione delle cicaline, che è importante per le malattie da fitoplasmi. O ancora il bicarbonato di sodio, non lo usiamo per sciacquare la frutta, è registrato nei confronti dell'oidio. Difatti c'è il bicarbonato di potassio, che è un prodotto, diciamo, registrato, e qui è stato utilizzato in campo questo bicarbonato di sodio da dei colleghi. E dopodiché siero di latte è stato utilizzato dal servizio fitosanitario dell'Emilia Romagna e vede una buona attività antioidica paragonabile a quello dello zolfo. Scorriamo ancora, cloruro di sodio, il sale sostanzialmente ha una certa attività antioidica. Estratto di ortica utilizzato in biologico come insetticida e anche qui è registrato per esempio contro la peronospora della vite e c'ha un'attività antimicrobica. Se noi lo andiamo a mettere in una piastra riduce la crescita per esempio di una serie di funghi, ma scorro velocemente perché il tempo, diciamo, volge al termine. Ancora semi di senape, talco, birra, olio di cipolla e così via, sono tutte le sostanze di base registrate. Stessa cosa per il latte vaccino. Il latte vaccino ha una buona attività antioidica, dati portati dal servizio fitosanitario dell'Emilia Romagna. E quindi mi accingo a concludere dicendo che innanzitutto c'è in Italia un'associazione che si occupa di protezione delle piante e che, diciamo, cerca di promuovere i giovani. Quindi il 6 dicembre c'era una premiazione di 3 giovani che hanno fatto delle tesi di laurea magistrale, e qui ci sono colleghi di altre università, dalle quali provengono gli studenti che hanno, diciamo, presentato alcune di queste tesi. Con alcuni ci si rivedrà al forum di medicina vegetale, nel quale si parla, diciamo, di attività relativa alla protezione sostenibile delle piante, e così facendo ringrazio voi tutti per l'attenzione. Grazie.